Quante ne stiamo a dire, Roberto Recchioni? Quante ne stiamo dicendo? Ma a te te ne freghi tanto. Fai bene, è il tuo lavoro. No, non fregartene, cioè quello di fare una cosa nel tuo stile, nelle tue convinzioni. Benvenuti di nuovo su questo canale. È troppo alto l'audio e sicuramente vi avrò stordito. Abbassiamolo un pochino. Allora ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto live qui, eh. Dietro a me tre canali, tre recensioni che vi lascio in descrizione. Sono bravi, sono molto più preparati di me e quindi vi invito a guardare i loro canali sui fumetti e sulle cose nerd. Ma noi siamo qua per parlare ancora una volta di Dylan Dog 666. Questa volta lo chiamerò come va chiamato, Dylan Dog 666, un nuovo inizio. L'Alba Nera, il nuovo fumetto di Dylan Dog, il nuovo Dylan Dog voluto fortemente da anni da Roberto Recchioni, ma ne voglio parlare come? Cercando di capire come andrà a finire e ve lo vorrò dire in anteprima. Speriamo che ci azzecco, ma potrei non azzeccarci. In questi ultimi tempi, infatti, mi sto vedendo moltissime interviste a Roberto Recchioni. Vecchie di 10 anni, più recenti, fatte da personaggi famosi, lezioni che ha fatto alla scuola Holden, lezioni che ha fatto da altri posti. Tutto quello che riesco a trovare su YouTube di Roberto Recchioni me lo vado a vedere. Perché è importante conoscere il nemico. No, no, no. Scherzo, non è così. No, tanto rispetto per il suo lavoro, anche se ora come ora non lo condivido, però tanto rispetto per il suo lavoro, è un lavoro difficile, sta in una posizione molto complicata, dove in tanti vorrebbero stare, diciamocelo chiaramente, non diciamo che nessuno ci vorrebbe stare, in tanti vorrebbero stare, ma è una posizione che ti pone davanti anche un grande pubblico, e quando hai un grande pubblico stai sicuro che qualcuno scontento lo fai, anzi più è grande sto pubblico e più sarà grande la fetta degli scontenti. Ora, punto primo, Dylan Dog. È uno scherzo? No, non è uno scherzo ragazzi. Per Recchioni, e qua sotto vi lascio tutta quanta una serie di interviste che ha tirato fuori con i minuti, cercherò di fare un lavoretto preciso, non le metto qui, altrimenti è un problema, voglio dire, non mi posso prendere il materiale di altri e ributtarlo sul mio canale. Lo potrei fare da giornalista, ma non mi va di farlo perché è una cosa che no, non si fa così, non si fa. Li riporto qua sotto, se volete ve li andate a vedere, altrimenti credete alle mie parole che poi sono esattamente quello che dice Recchioni o più o meno è quello che dice Recchioni nelle sue interviste. Il metodo Recchioni, innanzitutto, per prima cosa. Recchioni è uno sceneggiatore che è convinto del suo lavoro. Recchioni è una persona molto sicura di quello che deve fare, tanto sicura che è riuscita anche a diventare amica di Tiziano Sclavi. Nonostante Sclavi non sia una persona molto facile, è una persona abbastanza caparbia, una persona sicura del suo mestiere, voglio dire, è un maestro a tutti gli effetti, è così. Fanno i maestri quelli veri, quelli che rimarranno nella storia, Sclavi lo è. Recchioni, comunque, è riuscito a ricavarsi il suo spazio, è riuscito a ricavarsi la fiducia, è riuscito a ricavarsi la possibilità di prendere per mano il figlio prodigo di Sclavi e di portarlo avanti. Recchioni ha ricevuto un imprinting da Sclavi incredibile, nonostante non avessero le stesse idee sul personaggio, perché su Dylan Dog non hanno sempre avuto le stesse idee, anzi, ma addirittura in una delle pochissime conferenze stampa che Sclavi ha fatto, appoggiando una mano sulla sua spalla, gli ha detto: "Tu sei il mio erede, quello che prenderà in mano il mio personaggio, il mio Dylan Dog, e lo porterà avanti." È una cosa importante. È una frase decisiva, detta da un personaggio che ha detto a Mondadori di bruciare tutte le copie in più che aveva dei suoi libri per non portarle più in pubblicazione. Cioè un personaggio che
che non è interessato né alla gloria né al denaro, ma è interessato alla sua arte. Sclavi è così. Mi piacerebbe conoscerlo veramente, lo conosco solo attraverso le interviste e le sue opere, però Sclavi è veramente un gran maestro. Per questo Recchioni deve essere Spavaldo, e lo è. Nei suoi fumetti Recchioni lo fa vedere. La sua tesi più importante all'interno delle sue sceneggiature è quello di riuscire a far vedere la sua mano anche non facendola vedere. Su questo numero noi vediamo quello che è il Recchioni pensiero al 100%. Ci sono intere sequenze in cui lui non scrive un balloon, manco a pagarlo, sono tutti quanti disegni. E vi spiego, all'interno dei fumetti, quando si scrive la sceneggiatura di un fumetto in Italia, in America no, ma in Italia, lo sceneggiatore arriva a scrivere di tutto al fumettista, a chi farà i disegni. Gli va a scrivere: qui ci vogliono 7 vignette, la prima succede questo, nella seconda quest'altro, nella terza quest'altro. Il linguaggio non è da grande romanzo, linguaggio di sceneggiatura, ma è un linguaggio preciso in cui il fumettista poi darà del suo, forse neanche scegliendo l'inquadratura, ma appunto soltanto attraverso il suo stile. Poi, voglio dire, qui c'è un maestro come Corrado Roy, ovviamente molto del suo ci sarà, però è importante capire questo, è importante capire anche come credo che questa vignetta qui sia una forzatura terribile per Recchioni, perché lui lo dice chiaro e tondo. Dice, quando un fumettista, uno sceneggiatore è costretto a scrivere un balloon gigantesco, vuol dire che ha fallito nel riassumere quella pagina. Perché all'interno di un fumetto tu hai due possibilità, è la possibilità di scrivere e la possibilità di far vedere. Però all'interno di queste due possibilità, con il cane che approva ovviamente, c'è una terza strada, che è la terza strada del fumetto, quello di grande impatto. Per grande impatto mi riferisco al fumetto quello che è venduto tanto. Lui fa una netta distinzione: non si può trattare Dylan Dog o Tex come tratti un fumetto minore, perché è un conto che ti leggono 40.000 persone, che probabilmente quelle 40.000 che comprano la tua copia ogni mese sono persone nerd come te, sono all'interno del personaggio forse ancora più di te, quindi conoscono tutto il personaggio, basta un tratto, basta una virgola e loro riescono a capire la situazione. Un conto è avere per le mani un fumetto da pubblico generalista. Sclavi ai tempi d'oro aveva per le mani un fumetto che ha fatto anche 600.000 copie vendute in un mese. E voi non potete pensare che 600.000 sono tutti 600.000 nerd. Anche perché negli anni 90 il fumetto non era questo... scusate, il nerd non era questo grandissimo personaggio. Anzi, adesso la cultura nerd è stata riscoperta completamente, riscoprendo gli anni 80 e 90. Ma prima il nerd era un emarginato. Io che giocavo ai videogiochi, giocavo a Dungeons and Dragons, mi leggevo i fumetti e i libri di Asimov e Tolkien, ero uno strano. Ma come lo eravamo in tanti? Se state vedendo questo video, probabilmente lo eravate anche voi e vi ci riconoscete. Quindi, scrivere per Dylan Dog significa scrivere per il grande pubblico, e quindi significa aprirsi al grande pubblico, e quindi significa essere disposti a sacrificare la propria arte per il grande pubblico. Questo significa cosa? Significa fare dei fumetti più commerciali. Ma commerciale non è una cosa brutta. Significa che Dylan Dog non è rivolto solo a me, a te che lo compri da 30 anni o che l'hai comprato per 20 anni e poi ti sei fermato per X motivo, ma è rivolto anche a chi lo deve comprare adesso.
L'operazione di Landog è un'operazione molto simile a quella che stanno facendo con Dragonero, con la differenza che Dragonero però è un personaggio che non ha mai avuto l'appeal, non ha mai avuto... Cioè, ragazzi, la figura di Dylan Dog è stata come sfondo a un concertone del 1° maggio. Questo vuol dire che Dylan Dog va oltre. È un simbolo. È un modo di essere di un'intera generazione, almeno qui in Italia. Quindi prenderlo e stravolgerlo vuol dire qualcosa di grosso. Vuol dire che questo Dylan Dog 666 è il Dylan Dog delle nuove generazioni, ma soprattutto del nuovo modo di pensare. E questo è Roberto Recchioni. Il modo di pensare di Roberto Recchioni è quello di dire: io mi devo aprire anche a chi lo compra solo al mare, anche a chi lo compra solo quando c'è una copertina che gli piace, anche a chi lo vorrebbe comprare, ma siccome ci sono 300 numeri, un centinaio di numeri che non ha più comprato, non l'ha voluto più comprare. La genialata di Recchioni è fare un ciclo della meteora per riavvicinare la gente come me, che non lo comprava più, a sto personaggio, perché dice: cavolo, ma che è sta meteora? Poi io mi sono ritrovato con Carpenter, con Blocchi in pensione, con tutta quanta una serie di personaggi, sì, che sapevo, avevo letto anche saltuariamente alcune avventure, ma poi sul ciclo della meteora ti appare in tutto in modo un po' più concreto. John Ghost, cioè tutti i personaggi che sono stati aggiunti per dare una continuità. Scordatevela, Roberto Recchioni la continuità non la vuole più, non gli interessa. Roberto Recchioni gli interessa che il suo personaggio riesca a sopravvivere e riesca a vendere più copie possibile, ma non per un mero commercio, mercimonio, non per soltanto per ingrossare le casse della Sergio Bonelli, perché non è quello, non ti metti a fare fumetti se vuoi diventare ricco, diciamocelo chiaramente. Ma la volontà è quella di far tornare Dylan Dog a grosso personaggio nerd, perché il nerd va di moda, si stanno a rivisitare anni 80 e 90, non vedo per quale motivo stiamo a rivisitare qualsiasi cosa, Dylan Dog non deve tornare di moda. Anzi, questo era un modello positivo importante. Il problema però, e qui torno al video precedente, è che sto Dylan Dog a me non piace. Ma non è che non mi piace perché hanno fatto un reboot, ma sto Dylan Dog non mi piace perché è saccente. Perché c'ha un'ironia da bagaglino. Perché non è il bravo ragazzo del quale tutti quanti ci eravamo innamorati. O volevamo essere fidanzate. No. Questo è un Dylan Dog diverso. Forse rispecchierà più questi tempi, ma forse avremmo bisogno di, e lo dico da padre di famiglia, permettetemi di dirlo, avremmo bisogno di un modello che fosse un po' maggiormente positivo, no? E in questo Roberto Recchioni però non ci sente, perché Roberto Recchioni ha impostato il personaggio così. Quindi noi vedremo, è proprio di ieri la mail della Bonelli, vedremo questi 6 episodi, i primi 2 disegnati da Corrado Roy, gli altri disegnati da altri, ma alla fine la sceneggiatura è quello che conta, e vedremo questo reboot. Dal 407 in poi, dal 407 in poi ci aspetterà semplicemente un nuovo inizio ogni tanto. Nel senso, questo reboot non sarà un unico reboot. Recchioni ha detto molto spesso che lui piace il sistema americano, cioè quello che ogni 5 anni, 3-5 anni si fa un reboot, un refresh, perché il pubblico deve capire e quello che tu perdi naturalmente durante la cosa lo devi riuscire ad acquistare in quel modo. Quindi aspettiamoci un Dylan Dog che non rimane più fossilizzato per 30 anni, aspettiamoci un Dylan Dog che ogni 3, 4, 5 anni cambia. E 3, 4, 5 anni per un album mensile non sono tanti, vi sembrano chissà che, ma sono una cinquantina di storie. È esattamente il numero di storie
che sono passate da quando è sbucato Drago Nero. Ma è esattamente la stessa cosa che stanno cercando di fare su Nathan Never. L'unico che si salva, e qui Recchioni in un'altra intervista ce lo dice chiaramente, è Tex. Perché Tex rimane cristallizzato lì, rimane cristallizzato nella sua dimensione e funziona sempre. Tex funziona sempre. Quindi, ragazzi, questo è quello che c'ho dentro su Dylan Dog. Non pensate che possa cambiare radicalmente qualcosa, perché non cambierà. Dylan Dog 666 rimarrà tale, probabilmente toglieranno questo 666 e lo faranno diventare Dylan Dog normale appena si sarà normalizzata la situazione. Recchioni proprio l'altro giorno scriveva su Instagram con una foto del nuovo Color Fest, che fra parentesi è proprio questo qua, diceva: ragazzi, ricordatevi che noi comunque sperimentiamo anche su altre testate. Questo qua è comunque un'edizione che è quasi, esce quasi come il Dylan Dog normale. Poi ci sono gli Old Boy, poi ci sono altre pubblicazioni che escono periodicamente, che vedono il Dylan Dog vecchio, il Dylan Dog diverso, un Dylan Dog diverso per ogni storia. Però Recchioni, Robè, te lo dico in romanesco come te proprio, ma questo è il Dylan Dog, quello fra virgolette vero. Poi che tu sperimenti su altre testate va bene, ma non mi puoi dire leggiti l'Old Boy per vedere quello vecchio, perché è una scemenza, cioè è così. Mi puoi dire invece, mi puoi fare il discorso che hai fatto e che anzi avresti dovuto fare meglio secondo me, e porti davanti ai tuoi lettori in modo un po' più fra virgolette accondiscendente, dicendogli: ragazzi, è arrivato il momento di svecchiare Dylan Dog. Dylan Dog fossilizzato, cristallizzato, non vi piace più neanche a voi che lo leggete da 30 anni, ci rimettiamo mano e tiriamo fuori qualcosa di fatto bene, di bello. Magari senza cambiarmi la consistenza degli attori che ci partecipano a sta tragedia, perché voglio dire, che tu mi cambi i ruoli, mi discombini in quel modo, ci può sta in un numero così, in una miniserie di sei cifre. Vedremo al 407 quello che ti inventi. Vedremo. Ah, una cosa importante. Un paio di video di, fra virgolette, colleghi youtuber che recensiscono fumetti, sono stati parecchio scostanti di fronte alle critiche sacrosante di tutti gli altri. Criticare è un diritto costituzionale, è un diritto sacrosanto per chi compra un bene qualsiasi, soprattutto di tipo artistico. Anche se lo compro e lo continuerò a comprare, io ho il diritto sacrosanto di criticarlo. E stessa cosa, ho il diritto sacrosanto di smettere di comprarlo, anche a metà serie. Se a me questo non piace, io ne compro due, lo critico e non lo compro più. Non è che devo arrivare alla fine per forza per poi criticarlo, perché la critica non significa semplicemente doverlo distruggere. Questo numero è godibile. Il problema è che non è il mio Dylan Dog, e lo continuo a dire, è godibile, ma non è il mio Dylan Dog, è un'altra cosa. Non lo devi chiamare Dylan Dog, perché non se lo merita un personaggio come Dylan Dog. E non mi puoi dire di leggere Old Boy per vedere il mio Dylan Dog, perché stessa cosa, non è corretto. Chiamalo in modo diverso, in modo un po' più netto. Sto 666, manco si vede. Modificami il logo, fai qualche cosina di interessante. A quel punto mi fai capire che è un prodottino nuovo. Mettimi un 1 qua, mettimi un cavolo di 1. Probabilmente lo farai fra 6 numeri, 407 sarà l'1. Speriamo, almeno servirà a qualcosa. Però i disegni sono belli. Ciao belli, video lunghissimo, lo so, se vi è piaciuto iscrivetevi, mettete un like, se non vi è piaciuto, oltre a dislike, per cortesia, scrivetemi perché non vi è piaciuto, che cosa ho detto che
che non va, correggetemi se ho sbagliato qualcosa. Da quello che ho visto, Recchioni pensa in questo modo, almeno su questi personaggi qua, su Dylan Dog, su Tex, quello che ho detto e quello che ho sentito direttamente da lui, mi pare di non aver travisato nulla. In caso ci siano altre novità, seguitemi su Instagram, il mio profilo è ElucaDJ, lì pubblico sulle storie, ma anche sul feed, le novità giornaliere su questo, su altri fumetti, su videogiochi, i libri più d'estate. D'inverno non ci riesco a leggere, riesco a leggere malapena i fumetti. Quindi, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli. Tanto qua dietro continuano a dire cose questi. Mazza, quanti ne siete?